Se non lasci like entro 5 secondi, oggi dropperai su Brawl Stars. Quindi 5, 4, 3, 2, 1. Spero per te tu abbia lasciato like se non vuoi droppare le tue coppe su Brawl Stars. Oggi video molto particolare e credo che nessuno l'abbia fatto su YouTube Italia. Ossia ragazzi, vi andrò a mostrare tutte quante le mie skin. Ormai le skin su Brawl Stars stanno da tipo un anno, forse anche di più, e quindi ne ho raccimolate un bel po'. E così come vi feci vedere il mio armadietto su Fortnite, oggi vi andrò a far vedere tutte le skin su Brawl Stars. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa idea, anzi lo vedrò dai like, commenti e quant'altro. E prima di iniziare vado a salutare due persone perché oggi è un video speciale. Quindi ciao Mattia Snuccio e ciao Silvia Baroni che hanno scritto hashtag ciao sotto lo scorso video. Bene ragazzi, allora iniziamo. Vado in ordine di rarità, così le ultime saranno quelle più succulente, ossia quelle dei leggendari, che sono anche quelle un po' più costose mi sembra. Ora ragazzi, non so quanto le ho pagate perché magari alcune erano in offerta e sapete, no, come vanno le skin su Brawl Stars. Però iniziamo da Shelly. Shelly la normale è questa qui, tutti quanti ce l'avete ovviamente. Poi c'è Shelly stellare combattente che mi sembra che ve la danno se collegate l'account, quindi niente di che. E infine Shelly bandita. Sono iper dispiaciuto di non aver acquistato Shelly streghetta, perché quella era davvero molto figa. E quindi Shelly ce la siamo tolta. Iniziamo con Nita. Con Nita ne ho qualcuna di interessante. Ecco, iniziamo con Nita Shiba, molto figa, molto carina. Poi ragazzi, questa è la Nita normale. Ho anche Nita Panda, molto bella. E la Nita natalizia, quella che è appena uscita adesso. Quindi ragazzi, credo di averle tutte quelle di Nita. Fatemi sapere se non è così. No, forse c'è una Nita di un capodanno che non ho. Non lo so ragazzi, non lo so. In effetti, solo ultimamente ho iniziato ad appassionarmi di più alle skin, ossia da quando ho maxato tutti quanti i brawler. Allora, per renderli più fighi, mi piace comprare le skin. E poi anche con le challenge, ovviamente. Ovviamente, Colt Corsaro, immancabile. L'ho preso qualche video fa, molto figo questo. Poi abbiamo il Colt normale e l'ultimo, ma non per importanza, Colt Rockstar. Sono sicurissimo che di Colt me ne manca qualcuno, anche perché di Colt manco lo uso più di tanto. Quindi ragazzi, queste sono giusto quelle delle challenge, ne ho solo tre, non sono assai, però Colt Corsaro merita un sacco. Forse è una delle mie preferite. Se non altro una delle preferite, la seconda riposto delle ultime uscite a Natale. La prima, vabbè, lo sapete, è Carl, cioè è inutile che vi sto qui a nascondere sta cosa. Ecco, anche di Bull non ne ho tantissime. C'ho Bull normale, il Bull vichingo, ragazzi, questa non tutti ce l'hanno Bull vichingo. E infine Bull quarterback. Anzi, no, forse il quarterback che è più raro da avere. Ci sono, allora ragazzi, tra un po' vedete alcune che non si trovano più comunque. Per il momento sono ancora quasi comuni perché comunque abbiamo brawler comuni. Ecco, Shelly e Jesse, volevo dire Jesse, Jesse draghiera, Jesse festiva e Jesse normale. Solo queste tre c'ho? Sì, c'ho solo queste tre. Però ragazzi, Jelly draghiera costava tipo 300 gemme, quindi tanta roba per noi. Però è troppo bella ragazzi, perché quando spara con la balestra o comunque il draghetto che sputa fuoco, troppo figo. Questa è Brock, quella normale. Di Brock ne ho un casino. Allora, Brock normale, Brock vacanziero che lancia lo squalo, ragazzi, è troppo figo. Guardate lo squalo quanto è figo. Poi abbiamo Brock B-Boy, perché di Brock ne hanno cacciate tantissime, non lo so perché. Poi ho Brock Kung Fu e questa è rara ragazzi, questa è rara. E infine Brock McQueen, questa è stata rilasciata quando è stata rilasciata Bibi mi sembra. Quindi queste sono tutte. La mia preferita di Brock ovviamente è Brock Kung Fu, che ragazzi, bellissima. Anzi, questa ve la faccio anche vedere un attimino. Guardate qui quanto è figa e guardate quando lancia. Ah no, l'hanno cambiato, prima erano tipo dei dragoni. No vabbè, fa niente, è figo lo stesso che fa tipo i botti di Capodanno. Ok, l'hanno cambiata, non lancia più dei draghetti, lancia i botti di Capodanno. Va bene, ok.
Passiamo a Dynamike. Ovviamente Dynamike di Natale. Ovviamente l'ho appena comprato, cioè questo è recentissimo. Abbiamo Dynamike, ovviamente il normale. Cioè se hai Dynamike non hai questa. Non hai Dynamike in realtà. Ok, Dynamacchina, Dyna Chef Dynamike e Babbo di Natale. Mi sa che almeno una me ne manca. Mi sa che una, almeno una mi manca di Dynamike. Però Dynamike manco l'uso più di tanto, quindi scialla. Vabbè, Bomecia, che dire. Cioè no, ho solo Bomecia. Ma vale la vita Bomecia, quanto è bello Bomecia, ragazzi. È cattivissimo Bomecia, però ci sta. Di Tick non ne ho nessuna, ma non credo siano uscite di Tick. Fatemi sapere se sono uscite skin di Tick, perché non me le ricordo. Vabbè, ho solo 8-bit vintage, perché mi sembra che solo questa sia uscita di 8-bit. Poi vediamo, Ems non ha skin, mai viste le skin. Di il primo, vabbè ragazzi, è il primo. È il Brown della serie Brown and Friends, perché ragazzi questa è serie limitata. È il primo regale, ragazzi, bellissimo questo qui. Hanno fatto un sacco di remake, cioè li hanno un attimo ridisegnati più e più volte quelli del primo. Però ci stanno, hanno questo risultato finale, mi piace, a me personalmente. Fatemi sapere poi la vostra. Siamo arrivati al primo, siamo arrivati ai rari. Anche il primo è raro, prima non era raro, adesso è diventato raro. Abbiamo, vabbè ragazzi, questo è l'ultimo che ho dovuto shoppare. Ossia l'ultimo video, lo scorso video, quello prima. Bombardino stregone rosso, questo è con i punti stellari. Poi bombardino normale ovviamente. Bombardino d'oro, ragazzi, questo è stato un botto di tempo. Bombardino stregone che si otteneva collegandolo a Clount di Clash Royale. Bombardino casalingo, che questo mi fa troppo ridere, che lancia le torte, guardate. Non so se l'avete mai visto, bombardino casalingo è troppo bello. Mi fa fare sempre un sacco di risate ogni volta che lo uso. Guardate che lancia le torte. Quando lancia le torte è troppo divertente. Aspetta, carichiamo la super. Ok, guardate quante torte lancia, ragazzi. Sembra di andare la domenica a casa di mia nonna, che ti lancia dolce e tutto il resto. E poi ragazzi, bombardino taglia legna, anche questo molto figo, che lancia... Non lo so, del succo, cioè delle bottiglie di qualcosa. Poi pocio, anche di pocio, pocio romanticone, pocio normale, hanno solo tre, ne ho, pensavo di più. E pocio pirata, ragazzi, sono solo tre. Forse uno non ho preso, tipo Rockstar, qualcosa del genere. Sì, perché forse non mi piaceva, ecco perché non l'ho presa. Perché è sempre la solita storia. Allora, poi abbiamo rosa, del rosa non ho nessuna skin. Stecca ne ho tre. Stecca, brigante. Vabbè, questa ce l'avete tutti perché l'hanno regalata poco tempo fa. E poi re stecca. E mi manca l'ultima, che in realtà sta nel negozio, che però non mi andrò a shoppare, ossia stecca scoppiettante. Questa ce l'ho ogni singolo giorno nello shop, non la compro mai. Aspetto qualche challenge in cui sarò costretto a comprarla, perché stecca, ragazzi, mi sta un po' sulle balle. Di Barrel, no, non ne ho nessuna. Pensavo di avere Barrel al raviolone. No, che presa male. Cioè, di un vecchio capodanno cinese, mi sembra, che è uscito Barrel versione raviolo. Ragazzi, pensavo di averla, invece non ce l'ho. Guarda, ma che presa male, ragazzi. Di Penny l'avete già viste. Penny Pasqualina e Elfa Penny. Pasqualina l'ho usato un sacco di volte, quindi l'avete vista più e più volte. Di Car, ragazzi, abbiamo tra le mie preferite. Vabbè, ragazzi, ovviamente abbiamo Car normale, Car spericolato, questa è fantastica, ragazzi. Poi abbiamo Car do motore di cinghiali, questa è ancora più bella. Poi abbiamo Car Leonard di Brown and Friends, questa edizione limitata. E infine Car bucaniere. Secondo me, come pacchetto di skin, Car è i primi posti. Cioè, se non al primo, o primo o secondo posto. Piper, la sniper, ne ho solo due. Queste due, ragazzi. Piper, Calavera, non so perché Calavera, però ci sta. Questa era di Halloween, probabilmente. Ok, poi Pam, nessuna skin. Non so cosa ci sono mai state rilasciate di Pam, forse sì. Ecco, di Frank, cioè Frank DJ. Vabbè, questo è quello normale. Poi Frank Cavernicolo e basta. Cioè, sono queste tre solo. Il Frank DJ non so se mi piace, fatemi sapere la vostra. Io gli do come voto un 6,5, dai, la sufficienza, però niente di più. BB 0 skin, Bea 0 skin, anche se è appena uscita una. Mortis, di Mortis, ragazzi, questo fatemi capire perché io ho questa skin, non lo so. C'ho
Mortis da gala e Mortis normale. Ma sono uguali. L'altro giorno mi sono soffermato a vedere le differenze. Solo che uno c'ha il cappello. Ma come mi è venuto in testa di comprare una skin solo per il cappello? Ma che cacchio? Vabbè, questa sarà sicuramente qualche penitenza, ve lo dico. Sicuro qualche penitenza. Poi vabbè, Mortis è bruttissimo. Le skin di Mortis sono tra le più brutte del gioco. Mortis strega notturna fa davvero ma davvero schifo. E poi Mortis rocchettaro non mi sa di nulla. Cioè, poi ragazzi, solo il fatto che ci sta Mortis da gala e che è solo la versione con il cappello di Mortis normale non ha senso, non ha senso. Magari adesso mi direte nei commenti che non è una skin. Ecco, di qui, di questa ho solo Terra Turchina. Sicuramente qualche challenge persa per cui l'ho dovuta comprare. Ok, perché con i punti stellari io volevo trattenermeli per qualche skin seria. Di Eugenio, solo Eugenio Corsaro. Cioè solo, anzi, adesso va benissimo Eugenio Corsaro, perché il nuovo aggiornamento è fatto a tema pirati. Quindi più piratesco di questo non ce n'è. Molto figo anche Eugenio Corsaro. Non mi ricordo, no, non voglio selezionarlo. Non mi ricordo l'attacco, ragazzi. Voglio andare a vedere assieme a voi di nuovo un attimo l'attacco, perché mi sembra che sono palle normali, però c'ha un uncino. Ok, no, queste sono palline normali. Non mi sembra che sia differente da quello classico, ma mi sa che ha un uncino. No, ha sempre la mano, ragazzi. Mi sembrava un attimo che avesse l'uncino. Va bene, va bene. Maxine, ragazzi, di questa vi sorprenderò, ma ho già comprato Maxine Turbo, che boh, colorazione che in realtà mi piace di più la normale. Mi piace di più Maxine di Maxine Turbo. Se magari Maxine Turbo fosse più veloce sarebbe ancora più figo. Invece no, siamo arrivati al momento in cui, se non avete lasciato like, dovete lasciare like, perché sono i brawler leggendari. Allora, in ordine di skin, io mi sembra che ho di Sandy, vediamo, infatti ho solo Sandy Dormiglione. Ok, niente di che, proprio 0-0-0, cioè brutte tutte e due le skin. Poi ragazzi, andiamo con in ordine di bellezza. Quindi vado con Spike al terzo posto dei quattro leggendari. Oh, ragazzi, ho Spike normale, Spike Sakura e poi Spike Automa. Solo Spike Sakura è leggermente carina come skin. Spike Automa fa schifo, lo sapete tutti che fa schifo, niente da dire. Al secondo posto, ragazzi, tra il Corvo e Leon. Oh, basta, faccio subito Leon, ragazzi. Leon, oddio, lo sapete che non lo so, c'è quasi un pari merito. Però Corvo è uno dei miei preferiti, è uno dei miei brawler preferiti, ha troppo stile Corvo. Quindi ho Leon, Leon Squalo, Leon Shark, ho Leon Lupo Mannaro. Questa è fantastica, ragazzi. E se non erro, lancia i croccantini. L'ultima volta lanciavo i croccantini, non so se l'hanno cambiata. Vediamo. Sì, ragazzi, lancia i croccantini. Questa è tanta tanta roba. Cioè, Leon che ti lancia i croccantini è impagabile. E infine Leon Sally, ossia dei Brown and Friends, che questa è edizione limitata. Cioè tutte e due sono edizioni limitate, ragazzi. Queste qua valgono un sacco secondo me adesso, se... perché tanto non riusciranno. E infine, ragazzi, ultimo ma non per importanza, abbiamo lui, il nostro Corvettino. Ragazzi, solo la skin normale iniziale di quando ti esce, se ti esce, è fighissima. Poi ovviamente ho Corvo bianco e la skin più bella del gioco. Non lo so se è la più bella del gioco, però è stata per un sacco di tempo la mia preferita, ossia Corvo Fenice, ragazzi. Corvo Fenice fa paura, cioè troppo bella, troppo troppo bella. E poi l'immancabile Corvo Mecia, anche lui davvero, se avete Corvo non potete non avere Corvo Mecia, che lancia le scariche elettriche. Guardate qui, scariche elettriche, pziu, 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 ed elettrizza gli avversari, troppo troppo figo. Quindi, signori, credo che sia uscito bello lunghetto questo video, perché comunque ne ho un bel po' di skin e sono un bel po' di brawler ormai. Se questo video vi è piaciuto, lasciate subito un bel like e iscrivetevi se ancora non siete iscritti al canale. Fatemi sapere qual è la vostra skin preferita, la vostra skin che vi piace di più. E noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao!